quelli che vengono direttamente sulla mia mail. Come mi, di media 300 costanti. E chiaramente te gli devi rispondere. Io ricevo 1500 mail alla settimana, che sono 80.000 lettere all'anno. Che faccio? Vado in Brasile? Scappo? Scappo quando non fanno più chi l'ha visto, così non mi possono trovare nemmeno con... Devo trovare il sistema, ecco, il periodo quando non fanno chi l'ha visto. Perché è una cosa tremenda, non ce la fai più. L'analisi dei test di autovalutazione è un'analisi complicata, non perché sia difficile farla. C'hai 60 domande, noi l'abbiamo redatto. Il test di autovalutazione, per chi non lo sa, è un test che permette di capire se te sei dentro al fenomeno o fuori. Un test che si basa su una sessantina di domande. Supervalutato questo test, cioè ormai è un test buono. Abbiamo capito che funziona. C'ha un errore che io credo sia un errore del 2%, sempre in senso positivo, cioè ti dico non ti è toccato e invece ti è toccato. Ecco, in questo senso io sbaglio. Perché chi compila il test di autovalutazione ha dentro di sé a volte una censura nascosta che gli fa rispondere male alle domande, gli fa dire no dove invece bisogna dire sì. E sulla base di questi dati io ovviamente prendo delle cantonate. Su questa base noi avevamo stabilito qualche anno fa che gli italiani che avevano questo problema erano l'1% della popolazione. Pochi, solo di più. Non so quanti di più, ma solo di più. Noi vediamo solo lo zoccolo duro, quelli proprio che il test è chiaro, si vede chiaramente. Ed è il test di autovalutazione ci permette anche di fare una cosa precisa. Io ogni tanto vengo preso da un momento di sconforto e dico ma no, mi sono inventato tutto, non è vero niente, qui è pura follia, perché veramente questa è pura follia. Poi vado a casa alla sera, il giorno dopo ritorno magari al lavoro, mi ristampo altri 3 o 4, 5, 10, 15, 20 test di autovalutazione, li leggo. Maiale ragazzi, c'è scritto proprio quello che pensavo io. Cioè vuol dire che è così, il fenomeno è quello, non c'è niente da fare, è inutile nascondersi dietro come gli struzzi con la testa sotto la sabbia. Al di là del fatto che il fenomeno è quello, e che tutto quello che io ho potuto, tra virgolette, sottolineare, l'ho scritto nei diversi scritti, che tutti possono trovare su internet e che si scaricano gratis, pensate, non si paga mai niente da loro. Mai niente, tutto gratis. Ogni tanto viene uno e fa, ma lei fa le ipnosi, sì, facciamo le ipnosi, ma quanto le devo? Niente. Come niente? Ti guarda come per dire, ma allora sei scemo. Sì, probabilmente sì. Sarei l'uomo più ricco d'Europa. Quando c'è uno solo in Europa che fa questo lavoro qui, o così o pomì. Questo era solo per dare una indicazione. Veniamo alle nuove cose che stanno venendo fuori. Il fenomeno dell'adduzione è un fenomeno che è chiaro nell'85-90% della cosa. C'è rimasto un 10% di affinamento di cose però che sono importanti. Non è pensate che siano poche, 10%, no, roba importante per cui bisogna cercare di capire come funziona la situazione. Volevo puntualizzare la nostra attenzione su quelli che sono gli ultimi dati, che sono quelli importanti, interessanti, un po' più... avevamo cominciato a studiare il fenomeno degli alieni pensando che gli alieni fossero il nostro punto di riferimento, volevamo arrivare là, il target, il bersaglio, come dicono gli americani, è quello laggiù. Ci siamo resi conto, dopo poco tempo, diciamo dopo i primi 2 anni, che il problema invece doveva essere completamente stravolto. Perché? Perché dietro l'alieno c'è chi ci sta davanti, cioè c'è l'uomo. Non potevamo studiare l'alieno se non avevamo capito come era fatto l'uomo. Questo tipo di discorso ci ha portato inevitabilmente a studiare una cosa che mai avremmo pensato veniva fuori. L'alieno cosa cavolo voleva da noi?
All'inizio pensavamo che volesse semplicemente l'utilizzo delle nostre femmine e dei nostri maschi, perché nei maschi, nelle ipnosi regressive, venivano fuori questi dati. All'età dai 14 ai 16 anni si faceva un prelievo di sperma con una macchina strana che era collegata al soffitto, veniva giù, una specie di mungitore di mucche, e questo povero ragazzo poi sarebbe stato tutta la vita stravolto da questa operazione, perché lui non se la ricorda più a livello cosciente, ma a livello subconscio si ricorda perfettamente quello che è successo. Quindi, grosse difficoltà, per esempio, nel gestire i rapporti con l'altro sesso, per tutta la vita, e non sai perché. No? Nelle femmine, chiaramente, era ancora più invasiva la cosa, perché nelle femmine c'è il ricordo dell'innesto di un ovulo dall'esterno nella parte genitale femminile, e la sua riespulsione circa 3 mesi dopo, a seguito di una seconda adduzione. Tutte le donne che abbiamo messo sotto ipnosi che erano nel fenomeno hanno descritto questo nei minimi particolari. Tutte, nei minimi particolari. Come è fatto l'alieno, il tipo. A seconda del tipo di alieno ti fanno un'operazione differente. Tutte le volte che c'è l'alieno cavalletta, lo chiamano così, una specie di insettone grande, alto 2 metri, con un capoccione grosso così, che sembra una mantide. Una mantide che capisce quando te gli parli, ti parla nella testa. E questa specie di insettone, tutte le volte che va a tirare fuori il suo insettino figlio, ti fa un taglio cesareo o qualcosa che gli assomiglia molto. Qui. Sicché abbiamo le persone che hanno questi tagli cesarei, anche se molto sottili, e magari non si ricordano di aver mai partorito. Come ci sono le donne che, quando vanno al ginecologo, il ginecologo gli dice: ah, ma lei ha già avuto 3 gravidanze, non se ne è mai accorta. E questa dice: ma veramente io l'ho solo sognato. Ah, allora forse non era un sogno. Ecco, all'inizio pensavamo che si trattasse di un problema biologico. L'alieno viene, ti usa, perché lui è vecchio, come DNA, è indebolito. Pensavamo fosse una cosa così, non erano più in grado di fare figli, e quindi avevano un problema sulla loro riproduzione della razza. Magari fosse stato così, ci saremmo incazzati uguale, però ci si poteva anche stare. L'alieno poverino, ti do una mano, però almeno dimmelo, magari, no? Deve essere consenziente, chiedimi il permesso. Beh, no, c'era dell'altro dietro. E quando abbiamo scoperto questo altro, è venuto fuori il nocciolo vero della questione, che spiega tutto, la chiave di lettura, che apre tutte le porte. L'alieno, oltre che utilizzare l'uomo in tante altre cose, come questa della riproduzione per sé, utilizza l'essere umano perché cerca in lui una cosa che l'essere umano non sa di avere, una fonte di energia forte, potente, che l'alieno